Ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Viali sfiderà subito il suo passato. Il cammino dell'Ascoli nel prossimo campionato di Serie B, al via nel weekend del 19 agosto, si aprirà proprio a Cosenza: con i bianconeri che affronteranno l'ultima squadra allenata dal tecnico di Vaprio Dadda. Quella in terra calabrese, inoltre, sarà la prima di due trasferte consecutive, visto che nel fine settimana successivo il picchio giocherà a Modena. Questo l'esito del sorteggio del nuovo calendario avvenuto martedì sera nella cornice di Villa Olmo a Como. Un vero battesimo di fuoco per il club più antico della prossima cadetteria, che segnerà in modo opposto quello che era stato l'inizio dell'ultima stagione, quando invece il Del Duca sancì il doppio turno Casalingo. Contro i Lupi andrà in scena una sfida che avrà il sapore del primo vero scontro Salvezza. Nel match dell'anno scorso, il San Vito Marulla consentì di portare a casa la vittoria per 3-1. L'esordio al Del Duca. Sarà invece con la Feral Pisalò nella terza giornata. Quella che si aprirà sarà la ventisettesima partecipazione del Picchio in cadetteria e per la tredicesima occasione i bianconeri daranno avvio al proprio percorso scendendo in un campo lontano dalle mura amiche. Ben 14 invece gli esordi in cui l'Ascole era potuto partire con la calorosa spinta del pubblico di casa. Torna un classico del calcio con la Sampdoria che mancava dalla stagione 2002-2003. I blu cerchiati a distanza di tantissimi anni potranno assaggiare di nuovo l'aria che si respira al Del Duca con la gara valevole per la nona giornata. Esattamente dopo la prima sosta si riprenderà a Lecco rimasto sul filo del rasoio per la nota questione stadio prima di poter gioire appieno per la categoria ritrovata dopo mezzo secolo esatto. L'ultima di campionato sarà del Duca col Pisa. Presente al sorteggio il presidente Carlo Neri. Sì, l'Ascoli Calcio 1898, io ripeto, ripeto sempre, è la squadra, una delle squadre più antiche d'Italia e del mondo e quest'anno siamo la squadra più antica della serie, della serie B e rappresentiamo le Marche perché come diceva il grande Presidente, ma il Presidentissimo, il Presidentissimo Costantino noi siamo la regina delle Marche e di questo siamo onorati e per noi è un onore e un onere. Ma io so solo che nelle prime quattro partite, tre sono in trasferta. Quindi, subito, subito ci dobbiamo far trovare preparati perché già dalla prima partita contro il Cosenza dobbiamo andare a prendere punti. Il presidente dell'Ascoli, nell'occasione, ha anche messo in chiaro quali saranno gli obiettivi del picchio. Gli obiettivi sono quelli di dare emozione ai nostri tifosi, dare emozioni a tutta la regione, ma soprattutto sono quelli di andare su ogni campo per vincere, perché non andiamo sui campi con calcoli, di fare chissà che cosa, un pareggio o altro, noi andiamo su ogni campo per vincere.